Sia lodato Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Fratelli e sorelle carissimi, poco prima della messa, parlando con la nostra migliora, facendo considerazione ad alta voce, pensando alla liturgia di questa domenica, e pensavo comunque, per approfondirla bene, considerando che il tempo di un'omelia, sapete, che minimo 10 minuti, ma massimo, massimo 15, proprio massimo, ma se stiamo più vicino ai 10 è meglio, ci vorrebbero 10 omelie. Posso fare soltanto tre, comunque cercheremo di fare una sintesi, perché è una cosa, è proprio un'immagine, proprio un quadretto spettacolare che parte dal Vangelo e poi si dirama nelle prime due letture. Diciamo che tre omelie sono, tre parti da approfondire. La prima, cominciamo da questa sera: Gesù che chiede la gente che dice che io sia, e voi che dite che io sia, una domanda delle domande, cercheremo di approfondirla. Poi, una volta che dice, ma tu pensi che io sono questo? Guarda che il mio modo di pensare è questo. Quindi tu pensi secondo Dio o pensi secondo gli uomini? Avete capito che la dice grossa? Vattene via Satana. Quindi Satana si era incarnato in Pietro, ma dove avreste detto a Gesù? Ma tu sempre detto a Gesù, dice, ah, adesso devo andare a morire, a soffrire come un cane. Gli avreste detto, bravo, vengo qui, questo sì che è parlare, quello fantastico. E per la risposta si becca, vattene via Satana. E poi Gesù dice, attenzione, chi vuol venire dietro di me, questa è la via. È una via, come ci ricorda sempre il Papa, diventare santi è bello, ma non è facile, se no saremmo tutti santi. Ascoltiamoci che sia alla portata di tutti. Questo messaggio poi San Giacomo, con la sua consueta schiettezza, se dice due parole, tu c'hai la fede, veramente ci credi, bene, dimostra, fammi vedere le tue opere. Dice, tu dici che c'è la fede, che chiacchieri soltanto? Bene, invece con le mie opere ti dimostro che credo, no? C'era Sant'Ignazio di Antiochia che diceva quella bella frase, bella, è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Questa è una di quelle frasi da mettere in tasca, faccio un bel bigliettino di leggere ogni tanto. E poi c'è la prima lettura, che questa è un po' l'introduzione, dice, comincia la prima lettura, avete capito, è uno dei canti del servo di Yahweh che profetizza nel dettaglio la passione di Gesù, perché Gesù non ha soltanto detto, come fanno, lo facevano i capi di Stato di una volta, dobbiamo fare la guerra, andate, andate, io non resto a casa mia. No, non, Gesù per primo l'ha messo in pratica, Gesù ce l'ha detto lui in croce. Allora, la prima lettura è sconvolgente, no? Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le guance a chi mi strappava la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Questo è stato scritto molti secoli prima di Gesù, cioè era, come dire, il prequel, come dire, il trailer della sua passione, ma nel dettaglio. Però comincia con queste parole: il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Torniamo a domenica scorsa, guarigione del sordo, chi era il sordo, quello che giocava a sentire? Ed io non ho opposto resistenza. Anche questo sarebbe una predica solo su queste due parole. Va bene, allora cominciamo a calarci. Gesù cammina con i discepoli. Noi che siamo qui possiamo chiamarci discepoli di Gesù, almeno un pochino, sì, se no non saremmo andati a messa oggi, saremmo andati altrove. Quindi Gesù in qualche modo è importante, almeno un pochino, no? Allora, voi dovete pensare, la Dei Verbum, costituzione del Concilio Vaticano II dogmatica sulla parola di Dio, dice che quando la parola viene proclamata nell'assemblea liturgica, guardate che noi stiamo in un posto adesso, uno dei posti più santi e più degni di tutto l'universo, l'assemblea liturgica radunata intorno all'altare del Signore a celebrare il sacrificio sacramentale della croce e poi a unirsi con Gesù per istia, capite? La prima parte della messa dice, quando si proclama la parola, quella si compie qui e ora, si attua qui e ora, cioè è come se Gesù l'avesse detto per la prima volta adesso, questo che sta dicendo ti interpella adesso a te nella tua situazione concreta. Quindi quando senti dire, allora, io ho detto parola del Signore, no? Allora, facciamo finta che io sono il Signore. Ragazzi, sentite un po', a sei moneta, oppure i vostri amici, i vostri parenti, cosa pensano di me? Facciamo finta che sono, che lo rappresento, che cosa pensano? Proviamo a pensarci. Le persone che mi stanno intorno, chi è Gesù per loro?
ma cos'è la vana questa domanda? Oppure chi è? E guardate che purtroppo il problema a Gesù è un problema di che anno stiamo oggi? Che anno stiamo? Nel 2018, ma 2018 dopo Cristo. Quindi questo personaggio, noi contiamo il tempo da questo personaggio, capite? Cioè, se noi contiamo il tempo da questo personaggio non è Pinco Pallino, capite? Ha diviso la storia in due, prima di Cristo e dopo Cristo, giusto? Quanto tempo è che campa la Chiesa Cattolica, secondo voi? Sono 2000 anni, giusto circa? Vediamo un po'. Chi di voi è così corto? Esiste nella storia dell'umanità qualche altra istituzione veramente umana, compresi i grandi imperi, che vanti 2000 anni di vita? Non c'è. E come mai? Com'è? Come mai? La Chiesa è stata perseguitata? C'è stata gente che ce l'ha avuta contro la Chiesa o no? Hanno combinato guai gli uomini di Chiesa? Dire questo di questi tempi, a volte grossi guai? E com'è che sta ancora a piedi? Cioè, capite? Queste domande bisogna farsene per forza. Cioè, perché non farsene è peccato di omissione. Voi sapete, il Papa, grazie a Dio, ogni tanto spara, no? Fa le prete e dice, oh guarda, questo è il peccato mortale. Non mi piace una cosa così, dico, meno male che c'è qualcun altro che lo dice, se lo dice il Papa, insomma, male, no? Non farsi queste domande. Avete visto che diciamo all'inizio della messa, no? Molto peccato i pensieri, parole, opere e omissioni. Tu non puoi eludere queste domande, perché altrimenti cioè che fai? Cioè, sono cose che ti stanno davanti agli occhi, quindi tu non puoi non prendere posizione dinanzi a Gesù Cristo, in un modo o in un altro, la devi prendere. Quindi proviamo riflettendo, provate a pensarci. Dopo la messa, in qualche modo, che cosa pensa la gente che vi sta intorno del Signore? I vostri figli, i vostri coniugi, il vostro padre, la vostra madre, i vostri fratelli, i vostri cugini, i vostri zii, i vostri amici, i vostri colleghi di lavoro. Chi è Gesù? Punto. E poi c'è il secondo step, che è quello più importante. Tu, cosa pensi di Gesù? Chi è Gesù per te, personalmente? Perché Gesù fa questa provocazione? Perché è fondamentale, perché è chiaro che Gesù ha un'identità ben precisa. Gesù lo sa chi è, lo sa molto bene chi è, ma quell'identità tu la devi riconoscere se vuoi, se qualcuno vuol venire dietro a me. E una volta che l'hai riconosciuta devi agire di conseguenza. Cosa risponde San Pietro? Qui nel Vangelo secondo Marco, che è simile ma un po' più ristretto di quello di San Matteo, Pietro risponde soltanto: tu sei il Cristo. Nel parallelo di Matteo, penso che lo ricordiate, aggiunge il figlio del Dio vivente, e poi Gesù, prima di dirgli vattene Satana, lo nomina primo Papa addirittura. Dice: guarda, per queste parole che hai detto, tu sei Pietro e su questa pietra. Quindi capite come si passa dalle stelle alle stanze? Pietro in 5 minuti passa da Papa a Satana, capite? Proprio il crepuscolo degli dèi, la caduta libera, la discesa libera, capite? Avete visto gli sciatori che si precipitano in 30 secondi. San Marco dice soltanto il Messia. Questo, qualcuno di voi, un po' pochini per la verità, perdonatemi la pizzicata un po' polemica, che hanno partecipato nell'anno passato agli incontri sul Vangelo di Marco, lo sanno perché. Soltanto tu sei il Cristo, perché chi riconosce Gesù come figlio di Dio, sapete chi era il Vangelo di Marco? Il centurione sotto la croce, 8 capitoli dopo. E perché Gesù dice non dite a nessuno? Sapete che Cristo è Christos in greco, in ebraico è Masahar, Messia significa, cioè tu sei il Messia. E perché Gesù non voleva che lo dicesse a nessuno? Allora vediamo un attimino. Messia, lo sapete che si dice anche tra di noi, chi è il Messia? Il Messia è un personaggio che ha la capacità di risolverti i problemi della vita, veramente, i problemi più profondi, è la soluzione ai problemi. Quanti non sono messi a far Messia senza esserlo? Gli stati totalitari del secolo scorso, ma chi era? Il comunismo chi era? Ha risolto tutti i problemi, adesso aboliamo la povertà, saremo tutti quanti uguali, d'accordo? I fascismi e i nazismi dicono, no, risolviamo tutti i problemi, faremo grande questa nazione, ammazziamo tutti gli altri. Ma quanto? C'è solo uno che risolve tutti i problemi, veramente,
li risolve veramente. Ecco, quindi, però, nel Vangelo degli Ebrei, che Messia si aspettava? E poi il motivo per cui Gesù si è messo in croce. Chi era, secondo la mentalità degli Ebrei, il Messia? Il Messia era questo, secondo loro, un nuovo Davide. Quindi, che cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto fare un bel esercito. Guardate, questo lo pensava anche Giuda. Il motivo per cui Giuda ha tradito Gesù è stato questo, perché poi l'ha deluso. Dice, nuovo Davide, facciamo un bel esercito, ammazziamo tutti i romani e ripristiniamo la gloria del regno di Israele. Questo è il Messia. Guardate che molti ebrei ancora aspettano questo tipo di Messia, capite? Il Messia politico. Ma Gesù c'era manco di passare manco la camera del cervello, perché è venuto, è il Messia, ma non in questo senso. Gesù non viene a instaurare un regno politico, viene a instaurare un regno spirituale. Non viene a legittimare la sopraffazione di un popolo su un altro, ma viene a farci tutti figli di uno stesso padre, fratelli, uomini di ogni stirpe, razza, nazione, che apparteranno al suo nuovo popolo, che la Chiesa, e vivranno come fratelli e sorelle, nonostante le differenze di cultura, di razza, di condizione sociale, di soldi, quello che volete. Questo è quello che ha fatto Gesù, capite? Allora, la predica deve essere forza finita, perché il tempo... Noi oggi dobbiamo chiederci, Gesù per me chi è? Cioè, io lo conosco, punto interrogativo, lo conosciamo bene. Cioè, tu ti metti davanti a Gesù, dici, beh, andiamo a Gesù, io ti conosco abbastanza bene, io so che tu pensi questo, 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 perché, attenzione, un conto è chi è Gesù, un conto è quello che tu pensi di Gesù, capite? Perché Gesù adesso sta al cielo, continua a parlare attraverso il Vangelo, attraverso la Chiesa, ma c'è anche molta gente che si rifà il proprio Gesù, che non è Gesù, ma sono le mie idee che io penso che siano quelle di Gesù. Ecco perché poi Gesù dirà, guarda che vieni dietro, bisogna rinnegare se stessi, cioè non fidarsi di quello che abbiamo in testa, del nostro modo di pensare, delle nostre idee, della nostra mentalità. Allora, chi è Gesù per te oggi? Questa è la domanda di questa domanda. Chi è? Tu pensi che Gesù sia veramente la soluzione di tutti quanti i problemi più profondi dell'uomo? Pensi che Gesù è veramente Dio, non per scherzo, non per gioco, non come simbolo, non come espressione, capite? Dio è Dio. Sì o no? Ecco, se è sì, questo sarà il tema dell'altro lì, bisogna agire di conseguenza, perché è chiaro che se Gesù è questo, se Gesù dice una cosa, nonostante questo sia la negazione di quello che io penso, di cui sono convinto, c'è questa mia idea a quello che Gesù dice, perché io ci ho torto e lui c'ha ragione, capite? A partire dallo scandalo della croce che poi Gesù approfondisce con San Pietro. Bene, chiediamo alla Madonna che ci tenga questa grazia. Io ve lo raccomanderei, ecco, compitino a casa, trovate, ieri il Papa diceva, l'altro ieri alla festa dell'esaltazione della croce, trovate 5 minuti per mettervi davanti al crocifisso e guardarlo bene, guardare bene il crocifisso e la croce. Io suggerirei 5 minuti, silenzio, dove pare, non potete silenzio, mettiti davanti a Gesù e dì, ma tu chi sei per me? E rispondi, diglielo. E se dici, Gesù, io non ti conosco quasi per niente, benissimo. Magari, cioè, se questo fosse l'esito di 5 minuti, ottimo esito, perché Gesù non c'è nessun problema a farsi conoscere, basta che tu lo desideri e basta che tu magari sia consapevole che o lo conosci poco o lo conosci male, cioè c'è un'idea distorta, sfalsata, e facciamo sempre in tempo a conoscerlo meglio o a rettificare le nostre idee non corrette. Siano lodati Gesù e Maria.